Si fa un motivo? Sì. Ok, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Rimangono queste sale. Ok. Sono... non me lo metti la faccia. Che sono? Sì. Salve a tutti, buon pomeriggio. Ciao Carmela. Ciao Cinzia! Che cos'era? Ok, Maria, come va? Dai che 5 minuti neanche è... iniziamo. Sì. Ciao Oksana. Ciao bella. Sto così. Ti piace? Tantissimo. Allora. Taggate. Taggate, taggate. Ok. L'olio, ecco qua. Sì. E giù. Ciao Palma. Ciao Pallina. Pallina. Siamo in tema. Allora, il giallo era troppo. No, era troppo. Era troppo, troppo. Era troppo, troppo evidente. Troppo fluorescente. Allora, quindi cosa prepariamo? Oggi prepariamo cose buone, cose buone, cose tradizionali. Buone, Lecce. Buone, fatte dalle manine, patate di filo, che è veramente... cose proprio buone, buone. Bravissima. Buone. Ciao Leti. Ciao Letizia. Ciao Chiara. Chiara è curiosa. Curiosa, che vuole Chiara? Vuole sapere cosa... Chiara, qualcosa di buono, ma ti faccio vedere solo una cosa, Questa è l'anteprima. Ok? Il prodotto finito ancora no. No. Il prodotto finito dopo. Dopo, Chiara. Però cose buone. Ti dico solo, Chiara, che c'è di mezzo la salsiccia. Ciao Emanuela. La salsiccia. Ciao Manu. No, voglio sapere. La salsiccia calabrese. Che ci piace. Che a te piace tanto. Allora... Carmela, quindi possiamo iniziare? Sì, iniziamo, vai. Vai. Allora, buon pomeriggio da noi. Oggi sì. Siamo le Charlie's Angels. Sì, come no? Vai. No. Allora, oggi siamo da Annalisa, sì. Quindi trasmettiamo da Rogliano, giusto? Sì, è uscita.
aspetta, aspettiamo, trasmettiamo da casa nostra, da casa sua. Dai. Cugina con Nanna Lisa e Filomena. Vai. Ok. Ce lo vuoi dire pure per là? Dai. Allora, oggi facciamo un piatto che si fa specialmente di domenica per le feste e roba varia qua in Calabria soprattutto, ma sì, penso che un po' da tutte, ogni paese ha il suo nome. Da noi vengono chiamati, per dire, da me, dalle mie parti, l'ho sempre chiamati fusilli, fusilli caserecce, però ci sono altre parti, maccarrone, da te come chiamano? Allora, casa mia fusilli. Ok, alla casa sua, a casa mia fusilli, altre parti maccarrone. Va bene, okay, ci sto. Allora, andiamo a fare, Sei emozionata. Sei emozionata pure la padella. Allora, innanzitutto scusami, usiamo la nostra padella della linea perfetta, lo so, tu lo dai per scontato, io no, sì, della linea perfetta, meravigliosa, è una 32 con il manico, va su induzione, quindi non solo su fornello a gas, ha il bordo... Satinato. Perché satinato? No, laminato? Vabbè, antigraffio, volevo dire, ecco, antigraffio, ed è antiaderente. Qui inizia Filomena la sua meravigliosa ricetta. Utilizziamo il coperchio quadrato, come potete vedere è un coperchio quadrato 35, noi lo adattiamo bene anche sulla nostra pentola rotonda. Ok. Ok, quindi quadrato sul tondo va che è una favola. Ok, metto un po' d'olio. Ok, olio, metto la mia... Graziella ha detto che da lei si chiamano i fusi di, se leggo bene. Sì, sì. Ok, poi mi faccio un po' di... Emanuele è maccheroni. Vabbè, arrendi i maccheroni. Ah. Sì, sì, paese che vai senza che trovi. Vai, vai. Si dice. Ok. È bravissima. Se bianco è la cipolla. Non piangere per me. Per l'emozione no. Si emoziona Filomena. E la cipolla, Sì, 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 sì. Ok, metto un po' di cipolla. Oddio, piango io? No, scusate, prendo il vino, mi sono dimenticata. Me l'hai chiesto, è vero. Sì. Pardon. Ok. Aspetta che però lo devo aprire. Vai, 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 apro, cioè poi ci ubriachiamo pure. Yes, ci sto. Fa, anche io non posso bere, però faccio ubriacare la. Vai. Allora, questo? Sì, cara. Ok. Sì. Sì. Chiama alto. E faccio andare la mia salsiccia. La faccio un po' leggermente soffriggere. La salsiccia l'hai fatta vedere? Sì, sì, l'ho fatta vedere. Come no? Sì. Io apro il vino, non so che l'ho sparita. Ok, poi vi vado a fare, anche se io l'ho già fatti, però vi voglio far vedere, vediamo se mi vedete, sì, penso di sì. Si vede Anna lì? Che lavoro? Se sì. No vai a muovere poco. Sì, dopo. Adesso sì, così sì. Allora. Il vino lo vuoi adesso o dopo? Un po' in un bicchiere. Allora, questo abbiamo fatto un po', l'impasto già l'avevo fatto, però questo è quello che è rimasto, ok? Cara. Mi faccio poco, eh? No, non troppo poco. Quanto poco. Ok, che io faccio aiuto poco. Per questa ricetta, perché la ricetta è calabrese, okay, e io mi astengo. Alzami la manica, che sì, mi scende la manica. Mi scende, basta. Ok. Guardate Filomena, okay, ma il movimento, fai vedere, sì, il movimento. Sì, mo mi fa emozionare. Ok, hai visto? Ecco. Mi fa emozionare. Okay. Allora, si vede il movimento? Sì. Allora, Silvia ha detto che da lei si chiamano raschiadiaggi, scusate, okay, se non lo so dire. Ok, questo è il movimento con questa, ok? Però possiamo, scusa, sì, forse è così meglio. Okay, meglio, okay. Sì. Il ferretto, Filomena sta usando il ferretto. Il ferretto, ok. Non come Katia, ma il ferretto, no, ferretti, ferretto, vai, vai filo. Ok, bravissima. Prendi il vassoietto, vai. Sì, che facciamo vedere. E l'abbiamo fatti, eh. L'abbiamo usato il plurale, ma è singolare la cosa. Ok. Che Filomena. Vado ok, vado io. Guardate che meraviglia. Guardate. Ok. È
ecco. Non è altro che acqua, farina e un uovo ci ho messo io. Poca ne ho imbastato. Quindi per fare, vi faccio vedere proprio. Allora, Emanuela, dimmi. Se vuoi, la casa è aperta, la porta sì. è aperta, vieni che mangiamo. E non solo Emanuela, tutti. Ok. Che c'entriamo tutti qua dentro. Senti stretta. Un cucchiaio di legno. Ah, ok. Ci vuole anche la traduzione, che so. Ok. Ecco qua. E mettiamo un po' il vino. Sì, dai, metti che io ti aiuto. E facciamo sfumare. Invece, ok. Ok. Sono stata io, perdono. Ok. E io continuo. Annali, tu vai. Ci dici qualcos'altro mentre che io continuo? Io che vuoi fare, dimmi quello che fate voi dal tuo paese. Allora, periodo di Pasqua. Vabbè, periodo di Pasqua, vabbè, questo li facciamo anche noi. Facciamo, certo, non così. Io non sono brava, non sono brava a fare queste cose. Filomena, quella che manualmente è più brava. Da noi si usa più il timballo, più le cose belle corpose. Ma pure questi, mo. Allora, ma noi abbiamo fatto una ricetta un po' sobria con la. Se noi da noi proprio si fa il sugo con la carne di capra o di. Vabbè, quindi. Andiamo avanti, andiamo. Poi. No, lo sai che invece cosa volevo far vedere? Ed è un fuori diretta, perché okay, non c'entra nulla. Però siccome io oggi ho cucinato, dato che ho invitato la mia amica, ho cucinato la scarola, vi faccio vedere che per questa sera faccio la pizza con la scarola. E guardate, non so se mi vedete, questa è sempre della linea perfetta, è una 24. È un tegame, non so come lo chiamate voi, io lo chiamo tegame. Tegame, sì. Ok. Tegame 24. Ok, tegame, sì, con il suo coperchio 27. La stessa linea perfetta, quindi aderente, con il bordo sempre antigraffio, va su induzione e io qui ci ho cucinato la scarola. Eccola qua, la scarola. Poi cosa ho fatto? Ho impastato poco di pizza e ho fatto la massa della pizza e l'ho messa sul carta da forno. Poi vi dico perché ho messo la carta da forno. Non ci va la carta da forno, sinceramente, io la faccio senza. Però una mia collega mi ha dato un bello spunto. Quindi io metto la carta da forno, ci metto l'impasto della pizza nel frattempo che Filomena fa i fusilli e dentro vado a mettere, non so se vedono, ma credo di no, vediamo. Che mo la facciamo, mo giriamo. Sì, sì, vabbè, comunque non è niente di. Mettiti di qua, dai, che io mi metto di qua, guarda. Eclatante. Che ho finito. La scarola l'ho fatta con due alici, due olive e qualche cappero e la vado ad aggiustare dentro. Ripeto, è un fuori programma, non era nulla di programmato, però dato che Filomena è così brava a fare le cose manuali, faccio qualcosa anch'io. Faccio qualcosa anch'io, guardate. Niente più, niente di complicato, anzi. E poi ho fatto, l'ho già steso perché, giusto per non rubare la scena a Filo, se vuoi girare qua, vai. Lo metto sopra e. E ora così giriamo la telecamera, così facciamo vedere le due cotture. Sì, sì. Sempre uso il prodotto della linea perfetta perché è spettacolare, io mi ci trovo benissimo e la mia padella quotidiana della cucina quotidiana. Allora, dov'è la mia forchetta che chiudo bene i lembi?
proprio semplicissima. La scarola, l'ho detto, niente di che, proprio 10 minuti di orologio, che è proprio, diciamo, appassita tranquillamente con delle olive nere denocciolate, questo non l'ho detto, poi due alicette e qualche cappero. Io faccio questo, okay. Metto un po' di sugo, io ho fatto, ok, poi così. E lo faccio andare un pochino. Dimmi. Ok, e faccio andare un pochino. Ok. Scusate se in sottofondo sentite mia figlia, ma ha detto che lei poi ci vuole il sugo. E voilà. Così vai a girare un po' la telecamera che... Ma guarda, così... Metto dove è il mio coperchio, ah, ecco, me l'hai spiegato. Sì. Lo copro con il coperchio 27. Io ho il Quick Shot, il Dynamic, che è questo qui. Faccio la cottura, anche qui c'è il Dynamic, che mi permette anche in modo visivo di vedere quando è arrivata e attivata la cottura. Allora, metto per i primi minuti a fiamma alta. Non so se si vede. No, vai a girare un po' la telecamera che non si vede la tua. Okay. Sì, perché è un fuori programma. C'eravamo, diciamo, puntualizzati, ecco qua, focalizzati solo sul primo. Allora. Ok. Il tempo di portare a temperatura la pendola, vado ad abbassare la fiamma. Io finisco qua, e nel frattempo... Sì. Dici che... come funziona il Dynamic, Annalì? Sì, okay. Cara. Allora, lo Smart Dynamic è questo qui, perché i coperchi di solito sono classici, però possiamo usarli anche con lo Smart Dynamic, che non è nient'altro che una piccola, non ne ho un altro, una piccola valvola che va tra il piano e diciamo tra i due dischi, che ha una molla che intelligente, grazie cara dell'aiuto, perché vorrei dire tante di quelle cose, ma il cervello pensa e la bocca poi ci emozioniamo, anche se tanto tempo che le facciamo, ma ci emozioniamo. Sì, che poi lo diamo sempre per scontato determinate cose, quindi quando poi le riproponiamo ci emozioniamo, perlomeno a me succede questo. E quindi dicevo che questa molla intelligente ci permette appunto di cucinare in autocottura. Come vedete qui si sta alzando. Oggi sono proprio emozionatissima, come se fosse la prima volta. E quindi cosa fa? Ci sta dicendo che là dentro la temperatura è arrivata al punto giusto. E, a che punto sei tu? Io quasi finito, sto finendo di fare... Non cucini questi qua? No, vai, quelli te li tieni tu per stasera. Grazie, gentilissima. Vedi, anche la cena da sera li prepariamo. Grazie, cara. Vediamo se ci sono intanto domande. Allora, sì, la scarola è buonissima. Sì, è vero. Okay. Lino, mi sono dimenticata di mettere, scusate, un po' di olio. Metto. Allora, vado a mettere un pochino di sale, lo posso mettere nel sugo? Sì. Allora, Carina. Metto un po' di sale e faccio una cosa. Ok. Allora. Perché è troppo, l'altro che un po' lo tolgo e l'altro glielo lascio ad Annalisa per stasera, poi. Ok? Perfetto, io ci sono qua. Ok. Allora, che faccio? Chiudo e metto un po' di salsa, me la tolgo perché è troppa. Sono pochi fusilli, non li faccio tutti. Sì. Quinte. Allora, tu togli che facciamo vedere anche il colore, bellissimo. C'è un profumo. La salsa è quella fatta in casa, quindi sì. Si può dire che è già quasi cotta, perché quando la andiamo a fare in casa, bene o male. Sì.
Allora, Katia chiede se gira la focaccia. Allora, di solito non la giro io la pizza alla scarola, però come dicevo prima, una collega mi ha veramente dato uno spunto. L'ha fatta con la carta da forno sotto, in modo che a fine cottura, proprio gli ultimi 5 minuti, l'ha girata. L'ha girata ed è venuta un bijou, veramente bella. Allora ci voglio provare anch'io. Ci voglio provare, altrimenti le ho sempre fatta senza carta, però ripeto, vedendo questa collega mi ha ispirato e voglio provarlo. Ok, allora me la dai una cosa per la l'acquetta? Allora. No, c'è il bicchiere qua. Ok, allora io vado a mettere i fusilli all'interno, quindi metto qua, vedete? Ok, quindi pasta fresca. Quindi pasta fresca non necessita di 100 grammi di acqua, 100 grammi di pasta all'incirca 50-60 grammi di acqua. Sì, più o meno si dimezza, sì. Perché è fresca. Se fosse stata secca, quindi il rapporto era quello che dice Filomena. Ok. 100 a 100. Okay. Ce li... No, vabbè, no, tanto che sennò si fanno. Metto l'acqua. Sì, nel frattempo io prendo un piatto. Che me lo sono dimenticata. Ok, metto l'acqua all'interno, vedete? Ok, perfetto. Un pizzico di sale di nuovo. Ok, ok, perfetto. Ok, vai di fiamma, okay. E lo faccio fare. Aspetto 3-4 minuti e poi abbasso tutto, non è proprio alta il gas, ok? Quindi io ho messo a cuocere tutto insieme, quindi il sugo ne ho tolto un pochino perché era troppo, poi stasera Annalisa si finisce di fare gli altri che ho fatto. Okay. Si fa questo qua, io ho messo un pochino d'acqua, l'ho messo a fiamma bassa e lo faccio andare, anche perché io adesso non vado a cuocere ad alte temperature, perché proprio è il nostro coperchio che non cuoce ad alte temperature. Scusa se ti interrompo. Katia, allora, sì, anche con la pasta sfoglia puoi farla benissimo, però come ho detto prima, questa è una pizza alla scarola, di scarola, come volete, comunque pizza. Quindi ho fatto la classica pasta della pizza, l'impasto, quindi acqua, farina e lievito, ho messo il lievito di birra. Per questa porzione qua io ho impastato mezzo chilo di farina, però puoi farla benissimo con la pasta sfoglia, però ripeto, questa è con la pasta, la pasta della pizza. Ok. Ok. E vai Filomena, finisci sì, che prendo un po' di prezzemolo che poi lo sì. Metto. Quindi finisci. Ok. Ok. La pizza la vogliamo. Ok. Quindi perfetto. E qui ci siamo. Tu fai vedere questo. Questi stanno già bollendo. Se mi dai la cucchiaia che li giro un pochino, li mescolo. Non faccio il salto perché sennò la camicia da arancione diventa rosso. Questo lo spostiamo. Ok. Dai, faccio vedere come sta cuocendo. Ripeto, è un fuori programma, quindi ci vuole un po' di tempo per finire a cucinarsi. Come dicevo, noi andiamo a cuocere a basse temperature, quindi sì. la temperatura all'interno della pentola non va più di 97 gradi. Okay. Non va, ok? E quindi anche in questo caso la pasta non va a rompersi la rete glutinica, se è pasta tradizionale oppure così fatta in casa, comunque bene o male. Abbiamo usato una farina di semola integrale. Ok, abbiamo usato noi, anzi l'abbiamo un po' mischiata la farina, però vi posso garantire che il risultato è stato bellissimo anche. Sì, anche se è una farina integrale. No, ma sono bellissimi. Ok. Meravigliosi. L'hai saputi davvero fare. Quindi, quando te... Grazie alla mamma. Le mamme. Insegnamenti delle mamme, delle nonne. Adesso, bene o male, un po' si sono perse. Perché non è che tutte le ragazzine di adesso sì. Si mettono là.
allora, a tu fare. Ok, vado a vedere perché... Sì, tengo qua e io guardo la mia nel frattempo che tu fai. Sì, sì. Allora, vediamo. Allora, tu continua che io vedo. Ok, io faccio un po' di frito di prezzemolo. Sì. E vi dico anche come poter avere questo bellissimo coltello professionale del valore di 55 euro. L'azienda lo dà gratis se ci ospitate con una demo di 4 persone. L'acqua non fare così, ok? Ecco, quello che ha fatto Annalisa, con quello che ha fatto Annalisa, quindi capovolgere così il coperchio, ok? Non lo dovete fare quando, specialmente quando facciamo la pasta, ok? Proprio perché l'acqua che va a incanalarsi nei fori, bravissima, va giù, quindi la pasta non viene tanto buona, ok? Non va, non lo facciamo più, quindi si prende il coperchio e si sposta in orizzontale. Ok, vediamo se ci sono domande. Allora, vi dicevo, per avere il coltello metto un pochino di prezzemolo già all'interno e poi metto sulla cosa. Allora, per avere il coltello potete ospitare una demo o su WhatsApp o in presenza, e avete il coltello o il baby, sì, baby lo prendo. O il baby totalmente gratuito, invitando 4 persone a casa vostra. O, come dicevo prima, questo è il coperchio baby 16, diametro 16, sì. Non lo sottovalutate perché anche con questo qua si cucina benissimo, perché ha le stesse funzionalità di un coperchio normale, grande, della misura più grande, quindi la pasta, la frittura, anche il dolce si può fare, perché noi lo facciamo anche con il coperchietto, quindi tranquillamente potete cuocere qualsiasi cosa con il coperchio 16, diametro 16, quindi o il coperchio o il coltello, l'azienda lo dà a chi ospita 4 persone o in videochiamata WhatsApp o sulla piattaforma Zoom, oppure direttamente a casa vostra in presenza. Avete questo, oppure la colotta subito, oppure potete scegliere, mi dà tutto Annalisa, questa qua, la nostra bellissima quadrottina con il coperchio lavorata a mano. Quindi no, avete già il coltello, avete già il coperchio, volete avere la quadrotta? Potete averla a un contributo di 14,90 invitando comunque 4 persone a casa o in videochiamata o sulla piattaforma Zoom. Potete averla a 14,90. Se dalla demo che fate due vostre amiche vogliono fare anche loro a loro volta la demo, la quadrotta a demo effettuate l'avete gratis, ok? Quindi spero sia chiaro questo qua. Sì, le spese di spedizione però 4,90. Le spese di spedizione sono di 4,90 per tutti i regali, anche quello che non c'è il contributo. Tutti, okay, i regali sono di 4,90 euro. Sì. Ok, io qua vado perché è fatta. Ok. Allora, per tirarla fuori cosa vuoi? Dammi una... Dimmi tutto. Fammi vedere. Non lo so, questo. No, questo. Ok. Qua dobbiamo stare attenti però, Ok. Olè. Perfetto. Meraviglioso. Vedete, non ci ha messo nulla proprio a cuocersi. Meraviglioso, c'è un profumino, voi non lo sentite, ma... Allora, questo qua è tradizionale sugo e salsiccia, però potete aggiungere, okay, un po' di funghi, questo periodo possiamo aggiungere asparagi, sì. Oddio, potete mettere anche un goccino di panna all'interno, per chi piace potete, sì, farlo. Per chi lo gradisce, sì. Okay. Per chi lo gradisce, sì. Perfetto, okay. Chi lo mette.
Vai, fai vedere. Vengo subito. Vai, vai, vai. Quindi perché lo potete farlo? Noi abbiamo fatto semplicemente sugo e salsiccia. Allora, guardate. Spero che già si vede. Vai, lo stavo facendo cadere. No, ma è... Che profumo. Vedete com'è bella? Sì, perfetto. Ok, forse quindi, come si dice? La tradizione che sposa l'innovazione. Sì. Ok, quindi una cosa tradizionale con l'innovazione del nostro coperchio Magic Cooker. Quindi tutto possiamo fare con Magic Cooker. Quindi avete visto? Non ho messo perché chi li fa sa che si mette un pentolone di acqua abbondante, anche un goccino d'olio all'interno per non attaccarsi, si va a mettere e si aspetta che bolle, poi si calano i fusilli, i maccarroni, un po' come si chiama? Al paese vostro. E insomma si fanno cuocere, quando vengono un po' su a galla, bene o male, 5-10 minuti e sono pronti. Invece in questo caso saranno intorno ai 100 grammi, vero? 100-150 sì. grammi? Sì. Che ci ho messo? Non è che ho messo pure una pentolina, non l'ho messa, quindi l'ho messo tutti insieme. Sugo, la salsiccia giustamente va fatta un po'... Insomma, con mezz'ora l'hai fatti proprio esatto. A mano e cucinati. E cucinati, perché con quelli che avevo fatto prima sono là. Ok, sono. Che dire di più? Perché, scusami... Io ho cambiato il fornello perché era troppo grande. Ecco, però ancora non ha finito no. di cuocere, la facciamo vedere, ma ancora deve stare un pochino. Sì, sì. Si vede. Sì. C'è un profumino pure buono di questa, però ma posteremo... Era un po' di programma. Sì, vi posteremo la foto per come è venuta, sì. Tranquilla. Tutti quanti. Okay. E che dire, anzi, sì. Vi diciamo anche a tutte le signore che sono... presenti, di chiedere al consulente che vi ha invitato, all'amica, come avere per quanto riguarda i regali delle demo, soprattutto chiedete della raccolta punte dell'ambassador. L'ambassador vi fa fare regali strepito, questi sono belli, ma i regali che diamo con l'ambassador ancora di più, perché sì. Potete sceglierlo dalle pentole ai coperchi, potete scegliere tutto. Okay. La carrottina è qualcosa che adesso abbiamo e magari fra qualche periodo non l'abbiamo, non necessita di spargifiamma perché già ce l'ha, ok, questo qua, è una carrottina, è lavorata a mano, necessita di una manutenzione dall'inizio, da quando si vuole utilizzare, quindi si immerge completamente in acqua, 24 ore, una cosa del genere, sì, si va ad asciugare ad aria, quindi all'aria si mette, si asciuga, non va né asciugatela voi, no, sola si deve asciugare. E poi all'interno potete mettere un po', strofinare un pochino di aglio, proprio per chiudere i pori. Sì. E poi okay. È sempre da evitare i sbalzi di temperatura, esatto. Io solitamente quando la vado ad utilizzare, che faccio? Me la tengo fuori da dove la prendo, e magari la uso proprio verso che la faccio stare un pochino, la metto prima a fiamma bassa, sì, bassissimo, in modo che si riscalda, poi metto tutto, l'acqua se devo fare legumi o qualcosa la metto già insieme, non la vado a mettere dopo, oppure se devo mettere un po' d'acqua magari per la salsa del sugo, voglio sì. Fare il sugo, non la metto fredda ma la metto tiepida, ok? L'importante è che quando la andate a lavare per pulire sia proprio fredda completamente, non sia ben calda, perché sennò si rischiate di romperla. Il coperchio è un coperchio 22. È un coperchio 22 quadrato, però come vi dicevo prima, il quadrato lo potete mettere anche sulla pentola tonda, perché proprio non ha ancoli, quindi va perfettamente a incastrarsi sulla pentola tonda. Anche su qualsiasi altra pendola sì. Che voi usate a casa. Che sì. Dire di più, finalmente. Noi abbiamo terminato. Il primo l'abbiamo fatto, spero che vi sia piaciuto. Poi postiamo le foto. Sì, postiamo tutte le foto, vi ringraziamo per essere stati con noi certo. E alla prossima. Ah, vi ricordo, giorno 13 aprile, quindi settimana prossima, prima di Pasqua, mercoledì, non mancate mercoledì. Al corso cucina aziendale, quindi nella pagina aziendale c'è il corso cucina
e ci sono due bravissimi chef. Quindi uno l'ho conosciuto di persona ed è fantastico, una persona meravigliosa, che è Fabio Camboli. L'altro è Matteo Poggi, squisito anche lui, vederlo così, molto bello. Che bravo! Che bravo, soprattutto bello. Quindi, che dire, fatevi invitare dalla consulente, dalle vostre amiche, su Facebook, quindi okay. Non dovete andare su Zoom, non è su Facebook, Facebook l'abbiamo tutti. Quindi, io vi ringrazio e con questo invito vi saluto. Un bacio a tutti e arrivederci. Grazie, spettacolare.